Allora, buongiorno a tutti. Oggi è il 15 giugno 2021, Consiglio della prima circoscrizione, così come l'ordine del giorno del mese di maggio 2021. In assenza del Presidente Massimo Castiglia, presiede il Vicepresidente Antonio Nicolau, chiedo al dottore Di Prima, nella qualità di segretario, di avviare l'appello nominale. Prego. Buongiorno, Castiglia, Nicolao. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Reale. Presente. Italresi. Buongiorno a tutti, presente, accetto la registrazione. Randazzo. Presente, buongiorno a tutti. Torci. Torci. Ramuto. Buongiorno presente. Ma spiegare qualche cosa si erano come buongiorno presente, Randazzo al microfono. Sì. Venturella. Venturella. Buongiorno presente. Medrano. Buongiorno presente, accetto la registrazione. Presidente, 8 presenti e 2 assenti. Data la sufficienza del numero legale, dichiara aperta la seduta odierna. Nominiamo trescuratore la consigliera Pitarresi, consigliere Randazzo, consigliere Valenti. Prego, approvazione dell'appello nominale. Marsiglia, Nicolao, Favorevole. Imperiale, Favorevole. Italresi, Favorevole. Randazzo, Favorevole. Ramuto, Favorevole. Valenti, Favorevole. Venturella, Favorevole. Medrano. Medrano. Consigliera Medrano. Favorevole. Presidente, tutti favorevoli all'unanimità. Confermo, Presidente, favorevole all'unanimità. Confermo. Perfetto, allora, Confermo. quindi i discutatori sono Pitarresi, Randazzo e Valenti. Allora, se ci sono comunicazioni da parte dei capigruppo, dei consiglieri, prego, fatelo adesso, così prima di iniziare i lavori d'aula, nel senso delle comunicazioni. Allora, se non ci sono comunicazioni, ci sono verbali da leggere, dottore Di Prima? Presidente, stamattina io ho mandato quello di ieri, però ci vogliono, diciamo, 3 giorni per avere poi il tempo di leggerlo. No, non ci sono verbali da leggere. Possiamo passare a una mozione all'ordine del giorno. Prego. C'è la mozione. Allora, Presidente, la mozione che do. Buongiorno a tutti. Intanto, buongiorno alla collega Alessandra e buongiorno a tutti i consiglieri. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, la mozione che dobbiamo leggere è la mozione numero 10 all'ordine del giorno, come state ben vedendo, e si tratta di una mozione presentata dal vicepresidente Antonio Nicolau. La mozione ha per oggetto progetto di riqualificazione urbana in favore di Discesa Masaniello. Residenti e commercianti chiedono che il passaggio pedonale Masaniello, ubicato tra via Napoli e via Venezia, possa essere migliorato dal punto di vista del decoro. L'area in questione potrebbe avere un'immagine diversa, con più colori, tanto da essere più gradevole il transito dei pedoni. Basterebbe che si effettuasse una pulizia straordinaria. La tinteggiatura delle ringhiere e dei gradini e il posizionamento di alcune piante. Per questo chiedo al Consiglio tutto di votare la presente mozione affinché l'assessorato alla cultura, insieme all'ufficio decoro urbano, e con la supervisione della sovrintendenza possono predisporre un progetto di riqualificazione per la discesa Masaniello. Si impegna il signor Presidente della prima circoscrizione a trasmettere a seguirne gli sviluppi presso gli uffici dell'assessorato alla cultura e vice sindaco con delega al decoro urbano. Palermo 30 aprile 2021, firma vice Buongiorno, Sorci.
Antonio Nicolao. Prego, Presidente Nicolao. Grazie, signor Rocco. Io non credo di aggiungere nulla. La mozione è una sorta di richiesta agli uffici che si occupano di decoro, di cultura, per provare, insomma, a migliorare questo sito, e per cui do subito la parola ai colleghi che intendono intervenire. Prego, colleghi, capogruppi, prego. Io vi chiedo scusa, siccome sono arrivato ora, non è che possiamo, se potete, rileggere la mozione, se potete, se no niente. Grazie. Sarà fatto, consigliere Sorci. Allora, stiamo leggendo la mozione al punto numero 10 all'ordine del giorno. La mozione è stata presentata dal vicepresidente e ha per oggetto progetto di riqualificazione urbana in favore di discesa Mase Aniello. I residenti e i commercianti chiedono il passaggio pedonale Mase Aniello, beccato tra via Napoli e via Venezia, possa essere migliorato dal punto di vista del decoro. L'area in questione potrebbe avere un'immagine diversa con più colori, tanto da essere più gradevole il transito dei pedoni. Basterebbe che si effettuasse una pulizia straordinaria, la tinteggiatura delle ringhiere e dei gradini e il posizionamento di alcune piante. Per questo chiedo al Consiglio tutto di votare la presente mozione affinché l'assessorato alla cultura, insieme all'ufficio decoro urbano, con la supervisione della sovrintendenza, possano predisporre un progetto di riqualificazione per la discesa Mase Aniello. Si impegna il signor Presidente della prima circoscrizione a trasmettere e seguirne gli sviluppi presso gli uffici assessorati alla cultura e vice sindaco con delega al decoro urbano. Firma il vicepresidente Antonio Nicolao. Grazie. Okay. Perfetto, allora interventi, capogruppi, consiglieri, prego. Posso, Presidente? Prego, consigliera Ventura, capogruppo Venturella, prego. Sì, credo che il progetto sia veramente interessante e doveroso, un bel progetto, Presidente, anche perché quella zona è effettivamente grigia, nel senso che andrebbe fatta un po' di pulizia, già la pulizia approfondita, come lei dice, darebbe sicuramente lustro alla discesa Mase Aniello, che è un luogo abbastanza transitato perché collega due arterie molto frequentate, via Napoli, via Venezia. Dico, al di là del fatto che in passato pure capita di trovare sicuramente magari rifiuti, o a volte è capitato che ci stazionino delle persone con necessità, è giusto che comunque questo passaggio riprende un suo decoro. Io ho apprezzato quello che ha fatto, che è stato un inizio, un primo segnale, facendo decorare la saracinesca, diciamo, chiusa della bottega che si trova ai piedi della scalinata. Mi offro, diciamo, come in qualità di presidente della Commissione Cultura, anche ad accogliere eventualmente, insomma, di proporre anche questo spazio eventualmente come luogo di interlocuzione con gli attori che lei, insomma, pensa di poter coinvolgere, al di là, diciamo, dell'assessore al decoro, quindi anche eventuali esercenti, residenti o associazioni che insistono in loco. Penso anche per esempio all'associazione di Aria, che è sempre stata molto attiva sul territorio, che sicuramente potrebbero contribuire a riqualificare la discesa. D'altra parte è mia opinione, ferma convinzione, ma credo che lo sia di tutti, è che quando un luogo va riqualificato è importantissimo che questa riqualificazione avvenga partendo dal basso, ovvero coinvolgendo tutti coloro che vivono il luogo circostante, perché questo presuppone anche prendersene cura sicuramente e non vedersi calato dall'alto delle azioni diciamo lontane, ecco, dal coinvolgimento personale. Ho concluso, Presidente. Grazie, capogruppo Venturella. Interventi sulla mozione, prego, colleghi. Allora, io magari nel Presidente, frattempo... Prego, consigliere Tramuto, prego. No, volevo
dire una cosa, certo, evitare... Scusi se la interrompo, nel frattempo se siamo tutti d'accordo possiamo mettere in home page una fotografia che ricorda questa situazione? Non mi pare che ci sono contrari, giusto? Allora, signor Rocco, per favore può mettere la foto in home page, così diamo un'occhiata meglio. Prego, prego, consigliere Tramuto. E dia il tempo. Prego, allora, volevo dire una cosa. Sì, volevo dire una cosa, che rispetto alla situazione precedente, adesso magari discesa Masenello ha un po' più di dignità, perché non vi sono più presenti i clochard e la situazione è un po' migliore rispetto a prima dal punto di vista igienico. Certo, completare questo, perché poi nell'insieme è affascinante come posto, perché insomma sembra una di quelle gallerie del nord, quindi ridare un po' di lustro a questo piccolo angolo del mi mandi una foto, ridare un po' di lustro che capita che c'è un errore nel codice IBAN. Consigliere imperiale, il microfono. Non ce la facciamo, no. Prego, consigliere Tramuto. Scusi, consigliere Tramuto. Dicevo, dare un po' di lustro a questo piccolo angolo di centro storico con qualche iniziativa dal punto di vista del anche culturale, come giustamente lei cita nella mozione, io sono pienamente d'accordo. Questo darebbe la possibilità di sfruttare i luoghi. Sicuramente io penso, Presidente, che la cosa importante e principale da fare sia quella di mettere una luce per la sera, perché è un posto, giustamente, che essendo un passaggio pedonale è molto al buio. Quindi credo che la cosa principale da fare sia quello di dargli luce la sera, così per evitare che la gente vi bivacchi, butti delle bottiglie o altri rifiuti in genere. Quindi io sono pienamente d'accordo con la soluzione, Presidente. Grazie. Chiedo parola, Presidente. Sì, solo per precisare una cosa. Questa foto che voi state vedendo, diciamo questo disegno che poi hanno colorato i bambini, è stato fatto in una sala cinesca di un locale che al momento risulta, diciamo, confiscato, sequestrato e quindi in forza al comune. Chiaramente è qualcosa che va a togliere il brutto e mette il bello, ma sempre ed esclusivamente in forma provvisoria. Quando questo locale verrà assegnato, chiaramente poi questo si toglierà e diventerà un'apertura, per come è giusto che sia, nelle more, chiaramente, anziché di lasciargli spazzatura, bottiglie e la possibilità di buttarci dentro tutto quello che volevano, meglio un disegno che il brutto, insomma. Prego, interventi? Sì, Presidente. Prego, consigliere Valente. Io avevo alzato la manina, ma va bene così. Alla prossima. Grazie, Presidente. Dico, lodevole emozione. Veramente mi auguro che più presto venga realizzato quanto da lei richiesto, Presidente. Mi associo anche al consiglio, alla pensata del consigliere Tramuto, di illuminare questa strada, Presidente. A maggior ragione che era pedonale, quindi vi... tanta gente percorre questa strada, e alla sera, dico, per la sicurezza andrebbe messo, Presidente. Poi, come dice lei, giustamente, delle piante, un decoro più bello, ecco, per rendere la piazza più bella, Presidente, la via, la piazza. Terminato, darò favorevole, Presidente. Grazie, consigliere Valenti. Prego, capogruppo imperiale. Presidente, io dico una cosa, dico premesso che condivido l'iniziativa, le faccio i complimenti per l'iniziativa. Poi, Presidente, io vorrei capire, dico, se ci rendiamo conto di cosa chiedono le persone. Cioè, le persone chiedono un po' di civiltà, Presidente. Chiedono cose irrisorie per riqualificare delle piccole aree, Presidente. Dico, basterebbe, il Comune forse andrebbe a impegnare forse la giornata di un operaio, Presidente. Andrebbe a impegnare la giornata di un operaio per fare una piccola riqualifica, Presidente. E questo per le persone diventa tipo, cioè, non so, ma qualcosa di irraggiungibile.
Dico, ci rendiamo conto che non funziona nulla, Presidente. Dico, ci dobbiamo rendere conto pure in quest'Aula che non funziona nulla. E se certe iniziative non vengono fatte di testa nostra, quindi con l'aiuto dei cittadini, certe cose non verrebbero fatte. Io, Presidente, io rimango allibito, Presidente, alle emozioni che noi presentiamo in Aula e dalle non risposte da parte dell'amministrazione, Presidente. Io oggi ho ricevuto alle 7 del mattino dei messaggi di persone dove ci sono, hanno i liquami in casa, Presidente, la MAP non interviene, Presidente. Io vi prego di scusare il mio sfogo, Presidente, ma io veramente inizio a provare vergogna, Presidente. Inizio a vergognarmi quando dico alle persone l'amministrazione non risponde, Presidente. Io inizio a vergognarmi. Io le faccio i miei complimenti per l'iniziativa, Presidente. Se non ci facciamo noi, purtroppo, dico, devo dire che tante aree, tante le abbiamo recuperate, Presidente, ancora chissà come sarebbero, ma è qualcosa di veramente di assurdo quello che sta succedendo a Palermo nell'ultima consiliatura. Dico, io ho concluso, Presidente, la smetto qui e forse è meglio per stamattina che non intervengo. Ho concluso, Presidente. Permette, grazie. Presidente. Prego, capogruppo Sorci, prego. Devo dire che io ero giovane e chiedevo la pulizia della discesa, ma questo, poi sono man mano invecchiato, l'ho chiesto altre volte, insieme abbiamo fatto una battaglia per poter fare spostare i clochard, se si ricorda. Addirittura poi ho dovuto chiamare la RAP e per fare togliere a un operatore ecologico l'abitudine di lasciare lì il carrello per spostare le immondizie, la minuzzaglia, per cui nel momento in cui lei chiede quello che sta chiedendo io lo condivido e lo condivido pienamente. Dico, ma siccome non siamo riusciti a pulirlo nell'arco che è di lunghissimi anni, io penso che sarà un'operazione molto difficile, a meno che oggi non si rendano conto che magari è arrivato il momento di ripulire e riqualificare, e dico va bene così, anche perché io apprezzo molto quello che ho fatto prima e quello che sta facendo lei ora. Quindi mi auguro che presto lo facciano, anche per dare, ti ripeto, anche al panettiere che è di fronte alla discesa, un minimo di conforto e non dover affacciarsi e vedere sempre quello schifo che c'è sempre stato. Ma lo schifo è dato alla sporcizia, non da altro, perché è chiaro che il sudiciume dà fastidio e non è tollerabile, come dice il nostro amico imperiale, che in una città normale si possa vivere in questo degrado igienico in cui viviamo noi, spesso e in posti anche diversi. Per cui ben venga la mozione che lei oggi presenta e che, ti ripeto, qualificare o riqualificare, mettere delle piante è sempre una cosa, sempre se le piante poi non vengono riempite di rifiuti e nessuno provvede a levare questi rifiuti, che questo è l'unico handicap che si può avere, perché lei vede in città esistono molti luoghi con le piante, ma se lei poi si accorge anche in via Macquedo o in corso Vittorio Emanuele, le stesse o nella piazza Bologna sono piene di bicchieri, di lattine di coca, eccetera, eccetera. Perché è vero che la gente è incivile, ma noi forse abbiamo scarse maestranze per poter adempiere alla loro pulizia. Grazie Presidente, lei voteremo favorevolmente questa mozione. Grazie capogruppo Sorci, interventi sulla mozione, prego. Posso, Presidente? Prego, consigliere Randazzo. Grazie, Presidente. Come al solito, mozione straordinaria, faccio sempre i complimenti. Non voglio essere ripetitivo quanto detto dai colleghi, perché sono perfettamente d'accordo con loro. Per quanto riguarda discesa Masaniello, è importante riqualificare discesa Masaniello, migliorando veramente questo sito, perché è importante. Facendo una bella pulizia straordinaria, decoriamola. Anche perché sappiamo tutti benissimo che discesa Masaniello è molto transitata, quindi mi auguro che qualcuno ne prenda atto, Presidente. Grazie. Grazie a lei. Interventi, prego.
Allora, se non ci sono altre richieste di intervento, e mi pare che non ce ne siano, chiedo al dottore di prima di mettere in votazione la mozione, prego. Castiglia, Nicolao, Favorevole. Imperiale, Aspetta, favorevole. Garresi, favorevole, Randazzo, Favorevole. Sorci, Favorevole. Ramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Ventorella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, tutti favorevoli. Presidente, 9 votanti, 9 favorevoli all'unanimità. Confermo. Perfetto, allora la mozione appena discussa è stata approvata in condivisione con gli scrutatori Pitarresi, Randazzo e Valenti ed esattamente scritta al numero 10 dell'ordine del giorno. Possiamo andare avanti con i lavori d'aula, passiamo alla mozione numero 11. Prego, dottore di prima. Oh no, Presidente, la mozione numero 11 è stata trattata e approvata, è la mozione del diserbo in via Bottai. Passiamo alla 12, che Alla 12. Perfetto, come vedete, è quando si mandano le fotografie, il risultato è questo. Vi prego di non mandare più fotografie. ma io non lo so se dico dobbiamo trattare una mozione che non si legge bene. Dico consigliere Pitarresi, consigliere Valenti, dico che cosa Guardi, possiamo. Presidente, non è colpa mia, Presidente, quindi perché mi sta dicendo consigliere Valenti? No, rimandate con le foto, non vanno bene, consigliere Quella Valenti. che vede non peggia a firma di Valenti. Lo so, ma dico, ma come la devo mandare? Presidente, io la mando via mail, Presidente. Sì, ma non deve fare lei le foto alla mozione, l'invia poi col telefonino. Comunque, in ogni caso, io ho la copia che è arrivata, che prima di scannerizzarla si vede molto meglio, la posso leggere. Allora, mozione come stiamo trattando la mozione numero 12 all'ordine del giorno, a firma il consigliere Antonino Valenti. L'oggetto della mozione dice il rifacimento strisce pedonali in via Porto Salvo. Con la presente mozione si chiede al Consiglio tutto di votare favorevolmente il rifacimento delle strisce pedonali della via in oggetto. Le strisce pedonali di via Porto Salvo si presentano molto sbiadite. Pertanto si chiede il rifacimento delle stesse per la sicurezza dei pedoni. Si impegna il Presidente della prima circoscrizione ad attivarsi con gli uffici competenti. Palermo, 29 aprile 2021. Firma Antonino Valenti. Prego, Presidente. Sì, semplicemente ribadisco al consigliere Valenti, se può per il futuro mandare i documenti in PDF, risolviamo il problema. Prego, consigliere Valenti. Sì, grazie Presidente. Dico, ho presentato questa mozione perché le strisce pedonali citate nella via in oggetto, Presidente, sono quasi totalmente sbiadite, Presidente, quindi per la sicurezza di tutti coloro che attraversano questo tratto di strada chiedo il rifacimento immediato, Presidente. Interventi sulla mozione del consigliere Valenti, prego colleghi. Presidente, mi consento. Prego Dico, capogruppo Sorci. io sono certamente d'accordo con quanto richiesto dal consigliere Valenti e dico, tra l'altro, da lì per arrivare ad un chiosco che è un po' più avanti, si deve attraversare una zona alberata. Dico, ed è piacevolissima, ve la consiglio, perché si ha la sensazione di attraversare una sorta di foresta, perché gli alberi hanno le loro fronde che arrivano quasi molto più che all'altezza d'uomo, più sotto, per cui hai questa sensazione piacevole del verde che ti carezza la faccia. Dico, per cui se voterò certamente favorevolmente la mozione del consigliere Valenti, augurandomi che poi si possa anche potare quest'albero, perché non vorrei che la gente si facesse male. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Interventi sulla mozione del consigliere Valenti. Prego, colleghi.
Presidente, prego, capogruppo imperiale. Dico anche questo, Presidente, credo che il consigliere Valenti lui stesso mi può smentire. Per quanto riguarda le strisce pedonali, credo che il consigliere Valenti ne abbia presentato almeno 10 mozioni di queste. Dico, io mi auguro che il consigliere Valenti ora mi possa rispondere e mi dica di quante di queste 10 mozioni che ha presentato, quante sono state risolte in merito al rifacimento delle strisce pedonali. Anche questo è un boomerang, Presidente, è un boomerang. Mettono la vernice oggi, la prima acqua che cade, Presidente, si leva la vernice. Stiamo diventando una città che fa ridere veramente, Presidente. Io ho concluso, Presidente. Voterò favorevole comunque alla mozione del consigliere Valenti. Tanto di stima per lui. Perfetto. Interventi sulla mozione, prego. Allora, mi pare che non ci siano altri interventi, per cui ho il dovere di mettere in votazione la mozione del consigliere. Posso, Presidente? Scusi? Prego, consigliere D'Andazzo. Niente, Presidente, ne abbiamo parlato una marea di anni, parliamo di anni. Dico, non capisco perché la vernice di Ficarazzi dura, la vernice di Palermo non dura. Comunque la voto favorevole perché è molto importante per chi attraversa le strade e mettere in sicurezza le persone. Grazie. Oh, perfetto, interventi sulla mozione? Ci sono altri interventi? Allora, nessun intervento, prego dottore Di Prima, possiamo mettere in votazione la mozione scritta all'ordine del giorno, esattamente al punto numero 12, prego. Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. D'Arresi. Favorevole. D'Andazzo. Favorevole. Torci. Favorevole. Ramuto. Che prima. Favorevole. Favorevole. D'Andazzo il microfono. Sorella. Favorevole. Petrano. Favorevole. Presidente, 9 votanti, 9 favorevoli. Confermo, Presidente, favorevole all'unanimità. Perfetto. Confermo. Perfetto, la mozione è stata approvata in condivisione degli scrutatori Pitarresi, D'Andazzo e Valenti. Andiamo avanti. Mozione numero 13. Presentata alla consigliera Pitarresi, pulizia e spazzamento in vicolo delle api, vicolo Caldomai e piazzetta Caldomai. Prego, signor Ro. Mozione numero del giorno del numero 13, come ha detto lei, firma di Pitarresi Maria, mozione per oggetto pulizia e spazzamento in vicolo delle api, vicolo Caldomai e piazzetta Caldomai. Premesso che è stata inoltrata una nota il 19 dicembre 2019 con protocollo 10.02.568, cui si segnalava la mancanza del servizio di spazzamento delle vie sopra indicate, considerato che le zone attualmente si riscontrano effettivamente sporche e i residenti lamentano che il servizio non viene espletato e che non vi è l'operatore di competenza, pertanto si chiede di intervenire in merito per risolvere definitivamente la problematica e garantire la dovuta igiene e pulizia. Si impegna il Presidente della prima circoscrizione ad attivarsi con RAP e altri uffici di competenza. Firma 30 aprile 2020. Firma Maria Pitarresi. Perfetto, grazie. Posso scrivere la consigliera 2021, penso. Consigliera Pitarresi, sì, certo. Può chiarire anche questo fatto della data, prego, consigliera Pitarresi. Sì, grazie Presidente. Sì, no, è un errore. Di distrazione. 2000, potete mettere 2021. Sì, come dicevo in mozione,
nel 2019, ma anche da prima, lo spazzamento in queste vie non viene regolato da un operatore. Diversi residenti mi fanno presente che magari quando viene espletato il servizio c'è un operatore che non si occupa regolarmente di queste vie, fa le vie adiacenti, ma queste non vengono mai fatte. Ho fatto diverse volte sollecito per capire questa situazione, perché non c'è un operatore individuato in queste zone, ma fino adesso non è arrivata nessuna risposta. Il fattore è che queste vie restano sporche per diverso tempo e a tutt'oggi lo spazzamento non viene fatto. Quindi vorrei capire se queste vie sono nel piano spazzamento, a quanto pare lo sono, ma non vi è individuato un operatore. Si ritrovano allo stato attuale sporche. Quindi, Presidente, spero che la mozione sia chiara e che venga al più presto risolto il problema. Grazie, Presidente. Grazie, consigliera Pitarresi. Io chiedo alla parte amministrativa, al dottore di prima, se fosse il caso di interrompere qualche minuto e la consigliera Pitarresi di mandare un emendamento di correzione della data, perché magari potrebbe essere, diciamo, come dire, un po' strano una mozione del 2020. Posso mandarlo successivamente, perché al momento non sono davanti a una postazione per poterlo fare. Tal caso una mail al momento? No, l'emendamento, perché deve essere corredato con la mozione, cioè nel senso che noi dobbiamo votare la modifica della data della mozione, perché poi verrà trasmesso emendamento approvato con la modifica e la mozione stessa. Posso farlo successivamente? Si capisce comunque che è un errore proprio di... Lo so, però io chiedo supporto al notaio della seduta, quindi in questo caso al dottore di prima. Prego, dottore di prima. Vabbè, come dice lei, Presidente. Vabbè. Allora, consigliera Pitarresi, che facciamo? L'accantoniamo un attimo? L'accantoniamo, sì, e nel frattempo tra oggi e domani mando l'emendamento. Il primo giorno utile di consiglio la facciamo, Ok. Quindi adesso non la mettiamo in votazione, allora. No, perché dobbiamo votare l'emendamento correttivo della data della mozione stessa. Quindi attendiamo. Va bene? Allora... Passiamo avanti, questa viene accantonata, andiamo ad un'altra mozione, alla mozione numero 14 presentata dalla consigliera Vetrano, avente ad oggetto controlli su Piazza Mele, area pedonale trasformata in parcheggio abusivo. Prego, dottore di prima e poi la consigliera Vetrano. Allora, leggo io, Presidente. Prego. Mi pare che la consigliera Vetrano è presente, giusto? Sì, sono presente. Perché prima ho visto che aveva abbandonato e ripreso. Va bene, a posto. Consigliera Vetrano ha presentato questa mozione, l'abbiamo messa al punto numero 14 degli atti ispettivi e ha per oggetto controlli su Piazza Meri, area pedonale trasformata in parcheggio abusivo. L'area pedonale nella piazza in oggetto è stata trasformata in parcheggio. I pregiati paletti che delimitavano l'area sono stati addirittura rimossi e qualcuno... qualcuno segato, ho letto bene, sembrava strano, per permettere l'accesso alle automobili. Si chiede controlli per ripristinare la piazza pedonale e il posizionamento dei paletti. Si impegna il Presidente della prima circoscrizione per la salvaguardia del decoro e per renderla più accogliente di sollecitare e richiedere all'azienda preposta quanto sopra richiesto. Palermo, 12 maggio 2021, firma Francesca Vetrano. Prego, Presidente Nicolao. Sì, grazie signor Rocco, do subito la parola alla consigliera Vetrano, prego. Sì, grazie Presidente. Dottore Rocco, non ricordo se ho allegato delle fotografie. Adesso lei cominci l'intervento e poi vediamo a recuperarle queste foto. Sì, certamente, grazie. Piazza Meli ovviamente era una piazza pedonalizzata.
invece facendo una passeggiata e a detta dei residenti pedonalizzata non è, perché posteggiano regolarmente delle autovetture dei residenti e non residenti, di gente che insomma proviene da altri quartieri. Però insomma si è capito che addirittura alcuni hanno divelto o segato, cioè un'immagine, una fotografia che non so se adesso si può vedere, dove si vede il paletto che è, io utilizzo la parola segato perché diciamo ha un taglio diciamo molto lineare, quindi proprio per far accedere la propria automobile e non farla diciamo disturbare da altre autovetture o da altre persone. E per cui è chiaro che si deve chiedere assolutamente un maggiore controllo, perché non è possibile far di tutto per pedonalizzare una strada, per renderla fruibile ai turisti, ai residenti, per non intasarla dalle autovetture, che non sono le autovetture in sé per sé che potrebbero dare fastidio, ma gli scarichi delle autovetture che poi finirebbero per essere inalate dai cittadini che hanno, diciamo, che godono di questa meravigliosa piazza, per poi alla fine invece disattendere tutto ciò che è stato realizzato. E quindi per tale motivo si chiedono maggiori controlli affinché questa sorta di inciviltà si possa fermare una volta e per sempre, perché questo diciamo significa che il lavoro fatto da noi e da chi ci ha preceduto, dai miei colleghi stessi, dall'amministrazione, diventa un lavoro del tutto vano, cioè disattendere ogni regola per poi fare a ogni cittadino quello che più gli viene comodo, più facile, è decisamente come dire, roba da altri tempi. Viviamo in una società civile, siamo nel 2021 e se ci sono delle regole da rispettare, le regole sono fatte per essere rispettate, non per essere disattese. Presidente, ho finito. Grazie consigliera Vetrano. Interventi sulla mozione, prego. Posso, presidente? Prego, capogruppo Venturella. Sì. No, volevo soltanto dire che la cosa è stata comunque circostanziale perché a Piazza Meli insistono due attività commerciali che hanno, diciamo, prendono il suolo pubblico per cui sono attrezzati con sedie, tavoli e ombrelli. Quindi questa sicuramente è una foto che risale al periodo, diciamo, in cui le attività commerciali erano chiuse, e purtroppo sappiamo che questo succede. La consigliera Vetrano avrebbe avuto l'orticaria a vedere la piazza appena sotto, San Giacomo la Marina, come era ridotta, con i SUV dentro la piazza, addirittura, e le dico anche che spesso posteggiavano dentro la piazza per andare a messa. Quindi questo è il grado di civiltà dei nostri cittadini, ma allo stesso tempo non c'è assolutamente controllo, perché sicuramente ci troviamo in un contesto in cui le pattuglie della Polizia Municipale, a volte visibili al mattino, fanno il giro, io abito là vicino, quindi mi costa, per questo parlo, insomma, e dico che non è una consuetudine quella di posteggiare a Piazza Mare, è stato abbastanza circostanziale. Con le multe che vengono fatte, spesso anche i residenti che purtroppo si ritrovano anche in difficoltà, perché a volte che capita che mettono la macchina per scaricare, mi è capitato di avere delle lamentele di residenti che dicono: perciò noi che viviamo qua ci prendiamo la multa, magari quelli che poi vengono la sera non ci sono i controlli e posteggiano le auto pure sui gradini della chiesa, per dire. Pertanto sicuramente quello che deve essere fatto è essere richiesto il posizionamento del paletto. Uno addirittura era stato divelto ed era stato chiesto di ripristinarlo. E sicuramente dico, questa cosa non succederà più perché, ripeto, la piazza ha una densità di tavolini e quant'altro, quindi le macchine, le automobili non sono solite posteggiare. Ad ogni modo, quello che va chiesto sicuramente è un rinforzo di controlli e di sanzioni, anzi rimozione proprio automobili, diciamo,
di quelle regolari, non una tantum. Ho concluso, Presidente. Grazie, Capogruppo Venturella. Interventi sulla mozione della consigliera Vetrano, prego. Presidente, io prego, Capogruppo Forci. Sì. Devo dire che San Giacomo la Marina prima non c'erano i paletti che dissuadevano l'entrata o la possibilità di entrare nella piazza che era stata dichiarata pedonale, per cui nel momento in cui poi sono stati messi i paletti tutto questo non è più accaduto. Devo dire che noi riusciamo a fare miracoli, addirittura davanti a un locale pubblico che prima era una ferramenta, mi pare questo, siamo riusciti a mettere paletti, delimitare la piazza, illuminarla, mettere panchine, dico, per cui quando noi le vogliamo le cose le facciamo. Ma devo dire, questo accade quando, appunto, perché io ho un pessimo vizio, quello di girare per tutto il centro storico, per cui le cose che non c'erano poi mi accorgo che esistono e che sono state fatte, e così di seguito, perché non mi fermo solo a visitare il capo, ballare eccetera eccetera, ma mi piace girare per il centro storico, e quindi però noto queste cose. Questa è una bella cosa fatta nella piazza un po' più avanti a Piazza Medici, io volevo dire appunto questo, che le auto non posteggiano più laddove vengono messi i suasori e viene messa e viene fatto in modo che non possano appunto più posteggiare. Tra l'altro si è creato un corridoio per i pedoni e la parte in cui non è appunto protetta viene sempre occupata dalle auto, perché noi siamo abituati a vivere in auto. Dico, questo accade nella piazza Valverde, eccetera, eccetera. Dico, volevo dire che quando le cose si fanno, poi magari i cittadini si abituano a non violarle troppo. Tutto qua, grazie Presidente. Grazie a lei. Interventi sulla mozione, prego. Allora, se non ci sono altri interventi, io mi permetto di integrare a beneficio della mozione della consigliera Vetrano, sicuramente, ma anche del rispetto delle regole, del ritorno, diciamo, alla normalità della piazza pedonale. Io proprio questa mattina ho fatto un sopralluogo con l'architetto Chirco per discutere di alcune cose, come ad esempio la vicina via Bambinai, dove un'ordinanza dell'assessorato mobilità e traffico, credo, prevede il posizionamento di dissuasori Parigi, perché la via Bambinai, esatto, solitamente la sera viene utilizzata come parcheggio di vetture, lasciando veramente una misura irrisoria al transito delle auto, ma soprattutto in caso di ambulanza, cose che già sono successe, veramente diventa pericoloso. Per cui io ho sollecitato all'architetto Chirco, tant'è che se qualcuno di voi dovesse andare in via Bambinai, o se è già a conoscenza, si accorgerà che per terra c'è la linea designata dove dovevano sorgere i dissuasori Parigi, ed esattamente nel lato destro di via Bambinai. Contestualmente abbiamo parlato e di questi paletti che al momento non sono presenti e che quindi non riescono a fare il proprio lavoro, proprio perché, come dice la consigliera Vetrano, probabilmente sono stati segati. E quindi si è annotata l'architetto Chirco questo ripristino dei paletti. E poi, andando un attimino più avanti, continuando su via Medi, tant'è che devo modificare la mozione che ho presentato qualche giorno fa, la mozione del divieto di sosta su via Medi partendo dal civico 38, là verrà invece un passaggio pedonale, quindi anche là verranno posizionati i dissuasori Parigi a costeggiare le gioiellerie, per capirci, ad una distanza di circa 1/1,5 metri, e verranno lasciati 4-5 posti accanto, ma fuori dall'area di transito pedonale, per le vetture.
scendendo su piazza San Giacomo la Marina, si è constatato anche questa mattina che le catene sono state tagliate. Quindi anche adesso è possibile entrare col SUV, come dice la capogruppo Venturella, per una religione comoda, all'interno di piazza San Giacomo la Marina. E l'architetto ha anche annotato la possibilità di fare ripristinare la catena. Questo è quello che è successo questa mattina. Ritengo opportuno che il consiglio lo sappia, ma soprattutto la consigliera Vetrano, che appunto ha presentato questa mozione, e quindi questo è quello che sentivo di dirvi. Bene, allora, se non ci sono altri interventi, io chiedo al dottore Di Prima di mettere in votazione la mozione. Prego, dottore Di Prima. Castiglia. Nicolao. Nicolao presente, favorevole alla mozione. Scusate, prima è uscita, scusate, è uscita la consigliera Pitarrenzi, quindi si deve sostituire lo scrutatore. Giusto, grazie consigliera Vetrano, grazie. Allora dobbiamo annullare questa votazione e sostituire la consigliera Pitarresi con la consigliera Vetrano. Quindi mettiamo in votazione la sostituzione della consigliera Pitarresi con Vetrano. Prego, dottore Di Prima. Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Dandazzo. Favorevole. Torci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, tutti favorevoli. Perfetto, allora la sostituzione della scrutatrice Pitarresi con Vetrano è stata effettuata e votata favorevolmente. Adesso mettiamo in votazione la mozione della consigliera Vetrano, prego. Castiglia. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Terresi. Andazzo. Favorevole. Torci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, tutti favorevoli, 8 votanti, 8 favorevoli. Confermo, presidente, favorevole all'unanimità. Confermo. Confermo. La mozione della consigliera Vetrano è stata approvata. Andiamo presidente, avanti. Io devo lasciare l'aula, ho un sopralluogo. D'accordo. Buon proseguimento. Buongiorno. Presidente, anche io, una buona giornata a tutti. Buongiorno. Sono tramuto, presidente. D'accordo. Allora, andiamo avanti con i lavori d'aula. Anch'io presidente, ma stiamo votando, che stiamo facendo? Stiamo andando avanti con i lavori d'aula. Presidente, guardi, lascio anch'io l'aula. Allora, dottore Di Prima, cortesemente la verifica del numero legale, grazie. Allora, verifica del numero legale, sono le 10:33. Castiglia. Nicolao. Presente. Imperiale. Imperiale. Pitarresi. Dandazzo. Presente. Torci. Tramuto. Valenti.
Venturella. Venturella. Petrano. Benzina, c'è la microfoni. Presidente, 3 presenti e 7 assenti. Allora, constatata l'insufficienza del numero legale, la seduta slitta di 60 minuti, così come dal regolamento vigente, quindi alle ore 11:34 verrà richiamato il secondo appello. La videoregistrazione non dovrà essere interrotta. Grazie, a dopo.
Dottore Militello? No, c'è oggi il dottore di prima. Buongiorno Presidente. Buongiorno Presidente, di prima. Ci siamo? Sì, sì. Possiamo procedere con la storia? Sì. Castiglia? Presente. Nicolao? Presente. Imperiale? Darlesi? Andazzo? Torci? Ramuto? Valenti? Ventorella? Petrano? Presidente, due presenti. Vista la mancanza del numero legale, la seduta è aggiornata a domani. Buon lavoro, buona prosecuzione. Buongiorno. Arrivederci, buongiorno. A domani. Buongiorno.